Salve a tutti ragazzi, qua Mister che vi parla, bentornati in questo nuovo video, bentornati nell'appuntamento domenicale del TG Guagna. Partiamo subito con le notizie, iniziamo da Agent, dato che Rockstar Games ha ufficializzato di non avere intenzione di terminare lo sviluppo di Agent. Agent era un'esclusiva PS3 sviluppata da Rockstar Games e pubblicata da Take-Two Interactive, annunciata nel corso delle E3 2009 da Sony durante il suo tradizionale showcase. Il gioco sarebbe stato ambientato alla fine degli anni 70 in piena guerra fredda ed era inizialmente previsto per il 2010, salvo poi essere rinviato nei mesi successivi. La conclusione del ciclo di PS3 con l'arrivo di PS4 non portò alcuna buona notizia per Agent, infatti da pochi giorni l'abbandono del progetto è divenuto ufficiale. Sony non ha mai nascosto, specialmente negli ultimi mesi, di essersi ormai allontanata dalla competizione in ambito portatile e mobile, ormai dominio di smartphone e di un sempreverde Nintendo 3DS che addirittura deve vedersela con la concorrenza interna di Switch. Sony ha recentemente depositato un nuovo brevetto che riguarda un inedito tipo di cartuccia, una scheda di forma rettangolare che è destinata all'ambito videoludico. Si tratta di un design molto tradizionale per le cartucce, che ricalca lo stile di quelle per DS, 3DS e PS Vita. Nonostante le smentite di casa Sony su una terza console portatile, sembra proprio che un brevetto di questo tipo sia stato concepito per la realizzazione di una nuova console portatile, che andrebbe a rappresentare la terza generazione dopo PSP e PS Vita. Altri esperti, invece, concordano nell'ipotizzare che Sony stia perpetrando nella sua intenzione di rispondere direttamente a Nintendo Switch, creando cioè una sorta di console ibrida che può essere usata come hardware casalingo e portatile allo stesso tempo. Sono stati annunciati i titoli che faranno parte del Games with Gold di dicembre, dove troviamo QB2 dal 1 dicembre al 31 su Xbox One, Never Alone dal 16 dicembre al 15 gennaio sempre su Xbox One, Dragon Age 2 dal 1 al 15 dicembre su Xbox One e Xbox 360 e Mercenaries Playground of Destruction dal 16 al 31 dicembre su Xbox One e Xbox 360. Arriviamo al pezzo forte, quello che tutti aspettano, cioè i giochi PS Plus di dicembre. Infatti anche Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la lineup dei titoli gratuiti per gli abbonati al PlayStation Plus di dicembre. Steraden e Stain Gates per PlayStation 3, Iconoclasts per PlayStation Vita e PlayStation 4 e Papers, Please per PlayStation Vita. I Game Awards 2018 promettono tante novità ed annunci esclusivi durante la cerimonia dove Obsidian Entertainment, recentemente acquistata da Microsoft, svelerà un nuovo RPG World Premiere. Il nuovo titolo di Obsidian sarà diretto da due degli originali creatori del primo Fallout, Tim Kaine e Leonard Boyarsky. Anche se non abbiamo nulla di ufficiale, sembrerebbe un titolo che segue la scia di Fallout con un tema retro, ma diversamente da Fallout che sfrutta il tema post-apocalittico, questo nuovo gioco sembrerebbe focalizzato sullo spazio ed il fantascientifico. Sarà pubblicato da Private Division, publisher americano legato a Take-Two e famoso per aver pubblicato Kerbal Space Program, anch'esso un titolo a tema spaziale. Appuntamento quindi fissato per il 7 dicembre durante i Game Awards 2018 per scoprirne di più. Ultima notizia legata ai fan di Dragon Age, infatti abbiamo ottime notizie per gli amanti degli RPG direttamente dal blog ufficiale di BioWare. Il general manager Casey Hudson ha svelato che ci saranno novità per la saga di Dragon Age a dicembre, saga in pausa da parecchio tempo. Hudson non rilascia altre informazioni, ma afferma che Dragon Age è uno dei franchise a cui BioWare tiene di più e, proprio per questo, avrà delle succose novità. È possibile che il nuovo Dragon Age venga svelato con un piccolo teaser durante la cerimonia di Game Awards 2018, il 7 dicembre, dato che sarà presente lo stesso Casey Hudson per presentare il nuovo trailer di Anthem. E siamo dunque arrivati alla fine di questo TG Guagna. Vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace in un commento e farci sapere soprattutto quale dei giochi aspettate di più in questo fine del 2018 e soprattutto all'inizio del 2019. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio per la visione, tanto vale per tutti e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!